Bentornati ragazzi, sono Giovi Spo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di un Man of the Match, per la precisione di Yassim Brahimi, arancione Man of the Match. Yassim è una algerina del Porto e andiamo ad analizzare questa sua versione Man of the Match. Nelle mie review a volte posso sembrare cattivo nel giudicare, però ogni persona ha il proprio parere, che può essere condiviso o meno. Il mio parere su questa carta è che se la vede in rosa oppure no, non fa quasi alcuna differenza, perché oltre al dribbling e alla potenza tiro, ha poco o nulla da offrire. Comunque, entriamo nel dettaglio, anche per quanto riguarda le altre statistiche. Sulla carta ha 80 di velocità con 82 accelerazione e 79 velocità scatto. In game si nota una leggera, e dico leggera, quasi impercettibile differenza tra l'accelerazione, che è il primo passo, e la velocità massima, ovvero la velocità che riesce a raggiungere. Ma è una differenza davvero minima. Ha un tiro che non è assolutamente il massimo, però ha una cosa ottima, ovvero, anzi due cose ottime, ovvero potenza tiro e piazzamento. Ha un tiro potente che piega le mani del portiere, però alle volte tirava così forte che la palla andava fuori, e poi grazie al suo piazzamento mantiene bene la sua posizione, ovvero se lo mettete TS rimane a TS tipo un altro attaccante e così via, e viene aiutato da un work rate equilibrato medio-medio. Sulla carta ha 79 di tiro con 92 piazzamento, 70 finalizzazione, 92 potenza tiro, 84 long shot, 74 tiri al volo e 80 rigori. Sulla carta ha come specialità tiratore dalla distanza, ma personalmente non mi è sembrato tutto questo fenomeno da lontano. Ha una finalizzazione davvero bassa. Ho tirato un bel po' con lui, ma sbagliava spesso. Gli ho fatto tirare un solo rigore e l'ho sbagliato io, non l'ha sbagliato il giocatore. Io l'ho buttato centrale, quindi ho sbagliato. Il suo passaggio non è dei migliori. Personalmente ho riscontrato che ha un passaggio lungo un filino migliore di quelle 78 sulla carta. I suoi passaggi tutto sommato sono buoni, ma non perfettissimi. In generale ha un 82 di passaggi, con 81 visione, 79 cross, 87 passaggi corti e 80 effetto. Quell'effetto in game sui tiri sembra di meno, perché quelli a giro li sbagliava quasi tutti. Per il resto mi ritrovo abbastanza d'accordo con quello riscontrato in game. Le caratteristiche più rilevanti di questa carta, è sicuramente il dribbling, ma è, diciamo, aiutato anche dalle sue 4 stelle skill, che se voi sapete skillare sicuramente vi troverete abbastanza bene, e mi è piaciuto anche la sua agilità. Poi ho considerato buono ma non ottimo il suo controllo palla e l'equilibrio, perché controllava palloni non facilissimi, però alle volte quando faceva quegli scatti se l'allungava troppo. Nei contrasti non rimane sempre in piedi, però l'equilibrio lo aiuta il più delle volte a non cadere. Diciamo, su 50 contrasti, 30 contrasti lo vedrete a terra. Sulla carta ha un 90 di dribbling con 89 agilità, 90 equilibrio, 79 riflessi, 89 controllo palla e 91 di dribbling. Ha una fisicità non eccelsa, però pecca molto di forza. Quasi mai o mai ho visto vincere dei contrasti da parte sua. Infatti sulla carta ha 66 di forza, davvero basso come valore. I colpi di testa sono un'altra pecca, perché anche se ha un buon salto non riesce a prenderla come si deve di testa, sia per la scarsa fisicità e sia perché non la sa colpire bene di testa. Ha uno scarso valore in colpo di testa. Ha dei buoni calci piazzati, potenti ma non proprio precisi. L'ho usato come ATS, forse però sarebbe meglio come esterno sinistro.
con un terzino possibilmente più veloce. Il suo range, ovvero la sua fascia di prezzo, è 60-120k e io l'ho pagato 60.000 crediti, il minimo, ma per me ne varrebbe anche 20. Riassumendo, pro, potenza tiro, 4 stelle skill, agilità e piazzamento. Contro, colpo di testa, forza fisica e finalizzazione. Il mio voto è un 5,5. Concludendo questa review dicendo che in Liga Portoghese ci sono esterni meno costosi e più buoni di lui. Un esempio è Gaetan Ifo oppure anche Nani. Dunque, ve lo sconsiglio. Però se avete opinioni diverse dalla mia, lasciate qui un commento. Lasciate un commento sotto questo video. Non dimenticate il mi piace se vi è piaciuto questo video. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. E naturalmente non scordate di passare dalle nostre altre player review e di iscrivervi al canale se non siete già iscritti.